Quasi 41.000 studenti di ogni ordine e grado hanno fatto ritorno oggi in aula, ma continua in regione l'emorragia inarrestabile di alunni e docenti. Tra gli autisti della SEAC e la società di trasporti e braccio di ferro per l'avvertenza sindacale, oggi gli autobus interni alla città di Campobasso sono rimasti al palo. Come ogni 10 settembre Isernia ricorda il bombardamento aereo avvenuto 71 anni fa, cerimonie e cortei per non dimenticare, una pagina nera per la città. Calcio, il Termoli di Mister Catalano esce sconfitto dal campo di Mugnano di Napoli per 5-4 ai calci di rigore, con il Neapolis era finito 1-1 ai tempi regolamentari. Buona serata dall'informazione di TLT, iniziamo dalla cronaca, il nostro telegiornale. Un uomo e una donna a Rom sono stati accoltellati in via Veneziale ad Isernia da una giovane della stessa etnia. La lite sfociata nel sangue è avvenuta nel pomeriggio di oggi, sembra per futili motivi. I due accoltellati sono stati accompagnati in ospedale per le cure, ma non sono in pericolo di vita, indagano le forze dell'ordine. Calo degli alunni iscritti, alto precariato tra il corpo docente, strutture scolastiche non al passo con i tempi, piano di dimensionamento ancora a carattere provvisorio. Oggi è il primo giorno di scuola in Molise, ma le criticità sono sempre molte. Giuseppe Pittà. Oggi in Molise è il giorno in cui tanti alunni tornano in classe per affrontare un altro anno scolastico. Le condizioni non sono certo favorevoli, ancora tante le strutture non completamente adeguate, ancora problemi e criticità nella costruzione delle proposte formative, con allievi che diminuiscono, con i comuni che si lamentano per i percorsi della razionalizzazione, con tanti presupposti che vengono meno, ma con la spinta giusta e necessaria di tanti operatori che, nonostante il periodo buio, muovono nella speranza di un altro anno proficuo per la formazione e la crescita culturale. Cosa c'è dietro un'apertura di anno scolastico? Indubbiamente c'è un lavoro intenso, ma non solo intenso per impegno, per apporto di risorse, per coinvolgimento di funzioni, ma intenso perché bisogna rispondere alle necessità di un territorio come il nostro, fortemente frantumato da realtà scolastiche sempre più problematiche. Devo dire che si è sviluppato in quest'anno una grande partecipazione anche delle amministrazioni dei nostri piccoli centri, e io ho visto accanto a me in forme dialettiche, ma anche in forme di discussione per ciò che attiene al servizio che dobbiamo erogare a questi piccoli centri. Le necessità, il fabbisogno educativo è forte, si sente dentro, i genitori sono premurosi nel chiedere e desiderare chiedere, quindi, ma anche nell'ottenere dei servizi efficienti. Conoscenza e sapere sono la base del futuro per le nuove generazioni. Oggi è scoccata la prima campanella negli istituti scolastici della regione. Oggi il suono della prima campanella negli istituti scolastici della regione. 41.800 alunni hanno fatto il loro ingresso in aula, gli auguri particolari agli studenti, corpo docente e tutto il personale scolastico sono stati estesi dalle massime autorità istituzionali nella speranza per tutti che i prossimi 10 mesi siano ricchi di soddisfazioni, crescita civile e serenità, nonostante il difficile momento per l'economia di tutto il paese. L'amministrazione provinciale di Campobasso in extremis è riuscita a garantire il riscaldamento e i servizi essenziali. Tra le note liete di questa mattina, l'inaugurazione a Bonefro del moderno istituto comprensivo in via Fani. A Larino, come da tradizione, festa dell'accoglienza per i nuovi iscritti all'istituto comprensivo di via Novelli. Ma per il resto i numeri sono impietosi. Dal 2006 la scuola molisana ha perso 6.500 alunni, 1.600 posti di lavoro e 30 istituti. Il 5% delle scuole è costituito da strutture prefabbricate provvisorie, il 6% è in affitto e molte di esse sono sprovviste di palestra, il 7% è ospitato in edifici ad uso promiscuo.
Slittano invece a lunedì 15 l'apertura del nuovo anno al commerciale Leopoldo Pilla di via Veneto a Campobasso e il giorno 18 il liceo classico di via del Carmine a Venafro. Intanto proseguiranno anche nei prossimi giorni le nomine dei docenti con contratto a tempo determinato, ma è tutta l'istruzione italiana che segna il passo e risulta al 23° posto su 30 stati europei e internazionali membri dell'OCSE. Il Consiglio regionale oggi a Palazzo Moffa di Campobasso ha approvato un provvedimento sulla richiesta referendaria che riguarda gli orari delle attività commerciali. Al termine della seduta odierna l'Assemblea è stata aggiornata mercoledì 17 settembre. L'Associazione Forense del Capoluogo Molisano si opporrà alla disposizione del Governo di chiudere la Corte d'Appello di Campobasso. La soppressione costituirebbe un atto gravissimo per cittadini, avvocati e operatori del diritto e l'ennesimo tentativo di ottenere risparmi di spesa dalla giustizia senza tener conto delle esigenze della collettività. Oggi sciopero della maggior parte dei dipendenti della SEAC, la società concessionaria del trasporto urbano, a Campobasso, uno stato di agitazione che continua da diversi mesi. Le maggiori organizzazioni sindacali della categoria dei trasporti scelgono il giorno di apertura delle scuole per la seconda azione di sciopero in poco più di un mese, che coinvolge i lavoratori della società che ha la concessione del trasporto pubblico a Campobasso, la SEAC. Non vi è stato alcun dato positivo da parte dell'azienda, tant'è vero che rifiuta puntualmente gli incontri con le organizzazioni sindacali, non riconosce alcun contratto di quello dell'81 di cui già parlavamo all'epoca, dove loro lo hanno unilateralmente cancellato, e quindi ci ritroviamo oggi ad avere ancora una volta un'azione di sciopero. Ci scusiamo con la cittadinanza per quanto riguarda i disagi che creeremo, però è l'unico modo che abbiamo per poter dimostrare che le nostre ragioni sono valide, e quindi continueremo in questa linea fino a quando l'azienda non si siederà in un tavolo per discutere di questi problemi, ripeto, gravi. L'azienda ha eretto un muro sulla questione delle 39 ore. L'azienda dopo 33 anni, dall'81, riporta i lavoratori a 39 ore e sulle 39 ore, parlo solo delle 39 ore, c'è stata una chiusura totale. Io qui ho un verbale che è stato redatto il 4 settembre, dove l'azienda delle 39 ore non ne parla, parla soltanto di una produttività, e c'è il mancato accordo da parte delle tre RSU. Tenete presente che nel 76 si lavorava a 39 ore, quindi se l'81 è stato fatto un accordo dall'81 all'83 per scendere a 36 ore, io credo che l'azienda non è che ci abbia rimesso, io non voglio dire neanche che ci ha guadagnato, però adesso sulle 39 ore l'azienda ci deve ridare quello che dall'81 all'83 è stato ceduto, cioè i minuti al capolinea, l'aumento dell'agente unico e soprattutto la rivisitazione dei tempi di percorrenza, che sono insufficienti. A Termoli la società GTM ha avviato le procedure di mobilità per gli autisti e dipendenti della ditta di trasporto locale, una drastica contrazione che prevede il taglio di 45 posti di lavoro. Le forze sindacali attendono urgentemente una risposta in materia dall'assessore regionale Pierpaolo Nagni. Lo svincolo dell'autostrada all'altezza del casello di Termoli versa in una condizione di profondo degrado, il manto stradale è dissestato, l'illuminazione scadente, la vegetazione alta, la segnaletica da rivedere, ma è l'intera area del nucleo industriale che vive una condizione di evidenti pericoli per lavoratori e automobilisti. Il consigliere regionale Filippo Monaco chiede che si proceda alla immediata messa in sicurezza di tutta l'area. Sono trascorsi 71 anni dal tragico bombardamento aereo della città di Isernia da parte delle truppe americane. Si è ripetuta la cerimonia di commemorazione per non dimenticare le tante vite spezzate. Per noi Michele D'Alessio.
Si è ripetuta anche quest'anno ad Isernia la commemorazione dei caduti del tragico bombardamento del 10 settembre del 1943 che tante vittime causò insieme alla distruzione della città. Alle 10.23, la stessa ora in cui caddero le prime bombe, i mesti rintocchi delle campane della chiesa cattedrale sono risuonati nel centro storico della città. Poi in corteo, nella chiesa cattedrale, dove il vicario episcopale Monsignor Claudio Palumbo ha celebrato il rito religioso alla presenza delle massime autorità cittadine e di molti parenti delle vittime di quel tragico evento. In corteo poi al monumento di piazza 10 settembre per la deposizione delle corone da parte del prefetto accompagnato dal sindaco e dal presidente della provincia Luigi Mazzuto, mentre la banda musicale di Castelpetroso gli portava i presenti ai momenti eroici del passato dell'esercito italiano. Il saluto ed il ringraziamento del sindaco della città alle autorità presenti, in modo particolare a quelle militari e ai giovani studenti, ai quali ha rivolto l'invito caloroso a tenere memoria di quel tragico lutto che 71 anni or sono si abbatté sulla città ed adoperarsi a che simili sciagure non abbiano a ripetersi in futuro. Oggi nel corso di un servizio di controllo ad Agnone i carabinieri del nucleo operativo hanno tratto in arresto in flagranza un 81enne del posto per evasione dagli arresti domiciliari. L'anziano uomo sconta in casa la misura cautelare di tentato omicidio. E dopo i primi accertamenti all'ospedale di Termoli è stato trasferito all'ospedale di San Giovanni Rotondo l'uomo che a San Giacomo degli Schiavoni è precipitato da un'impalcatura di circa 8 metri. Nell'impatto a terra ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. 57enne era intento in alcuni lavori nella sua villetta di via Biferno prima di precipitare al suolo. La situazione degli operatori della formazione professionale è estremamente difficile, molti di loro saranno fuori dal lavoro a partire dal 1 ottobre. Da tempo ormai la formazione professionale nel Molise vive una situazione difficile, sottoponendo i tanti operatori a meccanismi di difficoltà che scattano inesorabili e critici ogni giorno e non si avvicinano alle necessarie soluzioni. Per questo i lavoratori del settore presidiano la sede del Consiglio regionale nell'immediatezza della data del 1 ottobre 2014, quando, se le linee di governo della competente regione Molise non trovassero nuove modalità di impiego, ci si potrebbe trovare di fronte alla già prevista perdita netta e totale del loro posto di lavoro. Il problema di oggi, ma non è di oggi, ormai è, diciamo così, di una serie di parecchi anni, noi l'abbiamo affrontato già l'anno scorso e dalla regione avevamo ricevuto una mozione che impegnava la regione stessa a tirare avanti con un progetto, quindi, che doveva andare fino al 31 dicembre, se non che poi la regione stessa, l'assessorato, ha limitato la durata di questo progetto al 30 settembre. Cosa succede? Succede che dal 1 ottobre 90 persone della formazione professionale, 90 famiglie si troveranno sul lastrico. Persone che, badate bene, sono anni che lavorano negli uffici della regione, presso i comuni, presso i centri per l'impiego, quindi diciamo fanno orientamento, ma quello che noi chiediamo alla regione è di fare un progetto serio per la formazione professionale per andare ben oltre il mese di dicembre, ben oltre il 2015 e il 2020, perché la regione cioè la formazione professionale è materia delegata per la regione. Nelle altre regioni si è fatto molto per la formazione professionale, nel Molise stesso, prima che queste competenze passassero alla regione, la formazione professionale era un fiore all'occhiello. Allora, se adesso la formazione professionale sta allo sbando, non ci sono più corsi di formazione, tutte queste, certamente non si deve agli operatori che comunque lavorano dovunque la regione ha detto di andare.
Tornerà domani in Molise Massimo Calugi, amministratore della Missardi, per proseguire il lavoro avviato nel progetto della moda denominato 100% Made in Italy, un piano incentrato sulla volontà di valorizzare le maestranze locali e della manifattura del paese. Massimo Calugi, atteso ad Isernia con fiducia anche dai dipendenti dell'ex ITR. La città di Campobasso non ha bisogno di ulteriori cementificazioni, ma di una coraggiosa riqualificazione urbanistica del suo territorio. Il WWF contesta all'amministrazione a Palazzo San Giorgio la lottizzazione del Parco dei Pini nell'area di via Insorti d'Ungheria. I dipendenti di esattorie di Isernia restano in attesa dei compensi arretrati e di notizie rassicuranti sul loro futuro. Il sindaco Luigi Brasiello chiede la collaborazione dei comuni di Campobasso Termoli e Venafro per trovare la soluzione definitiva. Nonostante quanto dichiarato dal sindaco Brasiello su in montagna a Miranda in occasione della festività di Santa Lucia, nell'ultimo consiglio comunale non si è deliberata l'adesione al progetto Molise Entrate che la regione porta avanti per la riscossione dei tributi regione e l'auspicato ritorno al lavoro dei dipendenti ora spasso di Esattorie Spa. Presenti al Consiglio molte maestranze facenti riferimento alla gestione Marcucci. La loro delusione era palpabile ed hanno espresso tutta la loro preoccupazione al primo cittadino che si è fatto carico di una nuova iniziativa. Sindaco, i dipendenti dell'esattoria giustamente stanno perdendo la pazienza perché solo parole, lei sta assumendo un impegno molto importante questa sera con loro. Io l'avrei già persa la pazienza, sono stati fin troppo pazienti, dico io. Il problema è che per la risoluzione della questione vanno interessati quattro comuni più grandi, insomma va da sé che questa deliberazione che ognuno di noi deve fare deve essere dei quattro comuni e deve essere in toto per tutti i servizi, perché se soltanto per una parte di servizi, solo per il coattivo, secondo me il problema non si risolve. E io in questo mi sento tra virgolette responsabile per il fatto di avere qui a Isernia 40 famiglie che lavoravano presso esattorie, per cui credo che adesso mi debba dare da fare, nel senso che devo sollecitare anche un po' i comuni più grandi magari ad essere presenti qui in settimana per cercare di capire loro che strada vogliono prendere, perché bisogna essere chiari su questo, o ci si sta o non ci si sta. Se tutti aderiscono? Ma magari, io me lo auguro, se tutti aderiscono il problema secondo me è risolto, perché poi l'adesione dei grandi comuni, l'adesione della regione attraverso la riscossione del bollo genera sicuramente un indotto che costringe poi gli altri comuni a fare, quelli più piccoli a fare la stessa cosa. Vediamo perché è fondamentale Campobasso, è fondamentale Termoli, Venafro, insomma sono anche loro che non devono prendere soltanto la parte del coattivo ma un po' tutti i servizi che questo nuovo soggetto andrà a fare. Prevenzione dall'ictus cerebrale delle malattie cardiovascolari. A Carpinone si è svolto in serata il primo incontro rivolto alla popolazione alla presenza di medici e ricercatori del progetto Molisani, avviato quest'anno dall'Istituto Neuromed di Pozzilli. A San Francisco negli Stati Uniti invece domani i ricercatori dell'Istituto Neuromed illustreranno uno studio medico che riguarda la regolazione della pressione arteriosa nell'uomo e nello sviluppo dell'ipertensione. Lo studio sarà presentato dalla dottoressa Daniela Carnevale. Migliorare la gestione degli allevamenti e ridurre i costi avvalendosi di nuovi strumenti. Incontro tecnico promosso dall'Associazione Regionale Allevatori. Promosso dall'Associazione degli Allevatori del Molise, si è svolto a Castel Petroso un incontro tecnico avente a tema migliorare la gestione e ridurre i costi. L'importanza di nuovi strumenti a disposizione di allevatore, consulente e veterinario. Molti e qualificati gli interventi, tutti tesi a rendere meno tortuoso e problematico il già difficile compito degli allevatori in regione. Presidente, ma è possibile migliorare la gestione, ridurre i costi e far sorridere un pochino gli allevatori? Come no, su quello stiamo lavorando, ci stiamo impegnando al massimo noi dell'Associazione Regionale Allevatori del Molise, proprio in questa ottica qua. Quali sono i provvedimenti più importanti che state prendendo e che state consigliando?
Allora, innanzitutto abbiamo per esempio un laboratorio analisi dove facciamo delle analisi oltre a quelle di routine che già normalmente abbiamo sempre fatto, e lo facciamo solo noi e la Lombardia. E queste analisi permettono alle aziende di poter monitorare meglio le loro produzioni e di qualificare ancora meglio la loro, dal punto di vista qualitativo, le loro produzioni, in modo che questo si traduce in un maggior utile, maggior reddito per l'azienda. Poi ci siamo accreditati per la misura 114, cioè noi siamo una struttura abilitata a fare la consulenza aziendale e quindi di per sé assistenza alle aziende, vedere quali sono i punti critici delle aziende e cercare di risolvere, per appunto sempre lo scopo di ottenere maggior reddito. E in più possiamo offrire il sintetico collettivo, che un insieme di dati che noi siamo in grado di dare all'allevatore, all'azienda, e l'azienda può utilizzare questi dati per vedere quello dove se ci sono o meno dei punti critici nella propria gestione e dove può migliorarla, sempre con l'assistenza dei nostri tecnici. Carmine Falciglia non è proprio soddisfatto. Conviene oggi continuare a fare l'allevatore nella nostra regione? È un po' difficile dire, anche se oggi come oggi che fai? Non è che ci stanno altre vie di uscita, insomma, perché anche altri settori stanno in crisi. Lei allevatore quanti capi ha? Ho frisone vacche valdese, frisone italiana, ho circa 180 capi tra grossi e piccoli. Faccio latte di alta qualità, latte Parma, latte Berna, però fare alta qualità oggi costa e secondo me non veniamo ripagati in base al costo che noi dobbiamo affrontare. Da questa sera al Via Capobasso il programma di eventi artistici intitolato Giovani, Giovanotti, Giovinastri nell'area dell'ex Onmi. Alle ore 21 la proiezione del film Solo gli amanti sopravvivono. Fresco di stampa e libro guida i licheni del Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, un viaggio naturalistico e scientifico tra alberi, rocce e tetti dell'altissimo Molise, scritto da due giovani ricercatori universitari, Valerio Genovesi e Sonia Ravera. Torna in piazza Vittorio Emanuele nel capoluogo molisano, come ogni giovedì mattina, il mercatino dei gazebo gialli della campagna amica voluta dalla Coldiretti per preservare i prodotti genuini locali. L'iniziativa, che è in vigore da oltre un anno e mezzo, ha messo in evidenza il lavoro di tante aziende agricole molisane che offrono prodotti certificati e controllati, che hanno ottenuto finora il miglior apprezzamento da parte di cittadini, sempre più consapevoli di quel che mangiano e che vogliono mangiare. E siamo adesso, come sempre, allo spazio del meteo. Condizioni di generale bel tempo oggi sul Molise, deboli rovesci passeggeri sulla provincia di Isernia. Le temperature odierne sono comprese tra i 18 gradi di Campobasso fino alla massima di 31 a Termoli. Dalla sera cielo coperto, ventilazione variabile, quasi calmo l'Adriatico centrale. Sulla regione domattina è previsto cielo prevalentemente nuvoloso. I venti ruoteranno da sud-ovest, valori climatici stazionari. Siamo al calcio, il Termoli cade solo ai rigori 5-4 contro il Neapolis ai 32esimi di Coppa Italia sul campo di Mugnano di Napoli, 1-1 al termine dei 90 minuti con pareggio di Pozziello. Il tecnico Pasquale Catalano guarda intanto al campionato e a migliorare l'organico. Pasquale Catalano, un pari che vale un punto, un Termoli che ha tenuto bene il campo, è uscito fuori anche il Chieri, un risultato sostanzialmente giusto. Sì, detto bene, abbiamo tenuto molto bene il campo, siamo stati abbastanza ordinati,
bisogna fare i complimenti a questi ragazzi per l'applicazione, per la grinta che hanno messo oggi. Abbiamo fondato una squadra forte, esperta, però abbiamo sofferto, abbiamo giocato una partita, la gente ci ha dato una mano. Mi auguro, ripeto, che questo, come dicevano i tuoi colleghi, questo ambiente lo ritroveremo anche quando avremo momenti di difficoltà, perché la difficoltà ci sono, le difficoltà sono reali e stiamo lavorando io con tutti quanti con grandissimo impegno, con grandissima voglia, però abbiamo bisogno di qualche aiuto. Voglia dei giocatori soprattutto che sono scesi in campo motivati, forse manca qualcosa nella linea, nella fase conclusiva? Allora, secondo me è una questione di coperta, o la tiri da un lato o la tiri dall'altro. In questo momento preferisco curare un po' più la fase di non possesso, il fatto che quando non abbiamo la palla di tenere tutti dietro la palla per cercare di accorciare gli spazi e di non evidenziare alcune lacune che abbiamo. Però credo che le partite vadano giocate, credo che l'approccio soprattutto mentale, agonistico, sia stato ottimo, quindi in questo momento faccio i complimenti ai ragazzi, non dimenticando le difficoltà che abbiamo. E a proposito di Termoli, vediamo il contributo filmato su Civitanovese Matelica, quest'ultima formazione prossima avversaria degli Adriatici. Il campionato nazionale di Serie D Girone F è iniziato al Polisportivo di Civitanova con il confronto che ha opposto la squadra rossoblu alla Matelica. I primi tre punti per la Civitanovese, qualche rammarico in casa matelicese che al nono affonda con Cesselonda a destra, palla in area, raccoglie Cacciatore ma la conclusione non è felice. Matelica prova ancora a farsi avanti cercando soprattutto di creare problemi sulle fasce alla squadra di casa, molto attenta comunque nel coprire ogni spazio per rendere la vita difficile al team matelicese. 21esimo, si lamenta Cacciatore per un contatto in area, l'arbitro non rileva nulla. 32esimo, Pintori da sinistra entra in area, tiro teso, para a terra sul primo palo Spitoni, il gol è nell'aria. Arriva alla 33esimo, lo firma Amodeo. La ripresa si avvia alla grande, al primo subito Matelica, Cacciatore affonda sulla corsia, palla in area che nessuno raccoglie, occasione mancata. Al nono scontro Pintori Spitoni in area, proteste da parte rossoblu ma l'arbitro non interviene. 14esimo, Ruzzer da posizione invidiabile calcia alle stelle un pallone proveniente da sinistra, occasione bruciata in casa rossoblu. Matelica cambia la zona e Pazzi per inserire Ambrosini e Mandorino. 21esimo, prova la conclusione Ambrosini, para senza difficoltà a Gresta. 25esimo, si ripete Ambrosini da destra, tiro, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta ma nessun giocatore matericese è pronto per la deviazione sotto misura. 28esimo, Amodeo supera il suo angelo custode, si invola ma l'assistente sotto la tribuna lo ferma, posizione irregolare. 36esimo, vicino al pari il Matelica ma la squadra di Gianangeli non sa sfruttarla. 43esimo, tiro cross di Ruzzer che non fa male. 45esimo, tiro di Pintori che fa gridare al gol, poteva essere il raddoppio. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Mori di Schio manda tutti sotto la doccia ma i rossoblu, prima di rientrare negli spogliatoi, raccolgono una buona dose di applausi da parte dei tifosi rossoblu. Chiudiamo con il baseball, sarà presentata sabato mattina a Termoli la formazione locale dell'ASD Mariners, una nuova associazione che si occuperà di promuovere il baseball in ambito territoriale. All'evento sarà presente Maurizio Faini, presidente regionale Abruzzo e Molise della disciplina sportiva. Bene, con questa notizia è veramente tutto, grazie e vi lasciamo alla nostra programmazione.